Insieme a pensieri mai pensati, usciti dal sonno e già dispersi nell'alba, mi era venuto in mente che poesie e fiori si somigliano. Ogni gemma una discrepanza. Nel verde uniforme appariva all'improvviso quel colore che prima la pianta non aveva. Allo stesso modo i versi costringevano la lingua a una torsione, ma in realtà era come se per quella cadenza musicale spuntasse un bocciolo non sopra o oltre le ferite, ma dentro, come se nel cuore stesso del soffrire, che è la nostra condizione, ci fosse un'altra legge, una legge più incerta, più difficile da credere. Ed era questa, che nel dolore del mondo accadono fioriture e che nella lingua logorata si accende a volte un verso. Erano strani pensieri. Intanto l'alba incedeva e me ne stavo sul balconcino a contemplarla. Ogni aprile il porpora e il viola. Ogni aprile lo stesso miracolo. Poesie e fiori hanno questo coraggio delle cose lievi. Sullo stelo sapere quanto è facile essere spazzati via. Saperlo sempre e tuttavia non sottrarsi a nessun vento, come a nessuna verità. Il granito è fatto per durare, le gemme per dissolversi. In questi due modi possiamo solcare il tempo. Avevamo pensato di partire da queste due domande: a cosa serve la poesia? Chi è il poeta? E come, sì, insomma, appunto, rispondere un po' a queste due domande fondamentali. La prima cosa che voglio dire è per sfatare un mito, secondo me, sulla poesia, perché molti di noi o collegano magari la poesia a uno studio scolastico che a volte era considerato anche un po' una scocciatura, oppure a volte la poesia viene considerata come qualcosa di un po' salottiero, un po' come dire, da circolo, un po' esclusivo, un po' anche sfaccendato, tutto sommato. E io invece stasera vorrei parlare della poesia come di una struttura profonda di noi stessi. Perché dovete considerare che cioè la nostra radice alla fine comunque è la lingua, la lingua da cui noi siamo parlati, perché noi nasciamo già dentro una lingua e pensiamo in un certo modo perché nasciamo dentro quella lingua. Ma la poesia fa una cosa ancora più particolare, che è la torsione della lingua. Quindi è una cosa che intanto proprio ci riguarda intimamente già soltanto per questo fatto. E poi una cosa che a me ha sempre colpito leggendo poesia è che questa struttura così fragile, perciò mi era venuto nel video di paragonarla al fiore, che sembra una struttura molto fragile, ma poi nei momenti cruciali della nostra vita noi ricorriamo a cose che sembrano inessenziali, no? Mi era venuto in mente che effettivamente nei momenti cruciali, quando qualcuno nasce, quando qualcuno muore, quando uno si sposa, quando uno si laurea, no? Cioè il fatto che uno regala il fiore, che è la cosa più inconsistente che c'è, una cosa che dura poco, però la usiamo come simbolo per qualcosa di cruciale. E un po' anche la poesia è così, qualcosa che sembra estremamente superfluo,
ma quando una persona ha un momento cruciale, poi va proprio in quella struttura che sembra così effimera. Allora io avevo pensato di fare di farvi qualche esempio anche pescando da cose che vi dovrebbero essere note. Una, per esempio, è l'esempio che tutti conosciamo dalla scuola di Dante, no? Nella vita Dante, quando comincia a scrivere la commedia, voi vi ricorderete, penso, un po' la storia, però c'era questa sanguinosa guerra in qualche modo fratricida, no? Civile. Dante questa guerra la perde, la sua parte la perde, lui vede morire anche molti amici e anche molti nemici che comunque erano persone della stessa città. Viene cacciato via per giunta con disonore perché lui viene accusato di qualcosa che all'epoca era una specie di corruzione, quindi cerca di rientrare a Firenze. E questa volta sempre facendo guerra, quindi anche qui non è una cosa così indolore, non ci riesce e dopo lui è costretto a chiedere ospitalità alle varie corti italiane, dagli Scaligeri, poi va in Romagna, che questa cosa sia una grande umiliazione per lui. Lui ce lo dice in maniera molto bella in due frasi che penso vi ricordate dalla scuola. Quando dice come duro calle salir per l'altrui scale e come sa di sale lo pane altrui, no? In due frasi ci spiega come era brutto l'esilio, no? Come era mortificante. E lui in questo momento, diciamo, molto complicato della sua vita, perché non potrà tornare indietro, comincia la commedia. E diciamo il Dante reale era questo qui, ma il Dante immaginale, diciamo il Dante che lui si inventa, il Dante personaggio, viene raffigurato, come vi ricorderete, in questa selva oscura dove lui si è perso, dove il bilancio della sua vita evidentemente non è positivo, e come se non bastasse, è circondato da queste tre belve, da queste tre sfere, non può andare avanti perché la strada è bloccata, non può tornare indietro perché ci sono queste belve, quindi praticamente si trova in un momento di stallo. E a questo punto, in cui avrebbe potuto comparire a salvarlo un santo, un esercito, non lo so, quello che compare a salvarlo in realtà è il suo poeta preferito. Lui vede questa lucina e lo salva il suo poeta preferito che è Virgilio. E per tutto questo viaggio, e questo è un tratto che secondo me è molto bello, che ritorna sempre nella poesia, Virgilio lo salva però a una condizione, che facciano questo viaggio che deve partire dall'inferno, quindi non gli chiede una cosa proprio facile. E per tutto il viaggio c'è anche un rapporto molto tenero con questo Virgilio, cioè tutte le volte Virgilio gli spiega le cose, lo conforta, lo incoraggia, lo mette in guardia, quindi è un rapporto molto bello, c'è cioè una tenerezza in questo essere guidato da questa figura del poeta. E poi l'altra cosa che lo salva è Beatrice, che è questa. Lui, Dante lo dice nella Vita Nova, era una bambina vestita di rosso che lui aveva visto per la prima volta quando aveva 9 anni. Lui poi non la vede dopo 20 anni, lei poi intanto si è sposata, anche lui si è sposato, e poi viene a sapere della sua morte quando già è in esilio. E lui giura che scriverà un libro talmente bello che dovrà celebrare lei. Detto in altri termini, perché se poi vi ricordate come finisce, alla fine di questo viaggio, quando lui si trova davanti a Dio, che è l'amor che muove il sole e l'alte stelle, cioè si trova davanti a questa figura che contiene tutto, lui vede anche il suo volto. E quindi è come se alla fine capisse che questo viaggio in fondo era solo per fargli scoprire che lui era sempre stato salvo. Questo è, penso, uno dei messaggi più belli, più struggenti che un poeta abbia mai dato cioè alla razza umana, no? Dire c'è qualcuno che ci salvava da sempre e che quello che ci ha salvato sono due cose che noi abbiamo amato fortemente, che per Dante era
questa donna e la poesia. Quindi uso questo esempio per dire qualcosa che sembra così inessenziale, ma che poi in realtà è così essenziale. E l'altro esempio che faccio breve, non so se vi ricordate, quando, anche si vede nel film di Mandela che lui recita la poesia Invictus, no? Quella poesia in realtà non era la sua, ma era la poesia di questo poeta inglese che aveva avuto una malattia veramente grave per cui era inchiodato a letto con dolori atroci. E Mandela si porta, cioè quando negli anni più duri del carcere ricorda sempre questa poesia come qualcosa che lo aiuta a resistere. E quindi è questa poesia in cui lui dice, anche nelle più dure prove, anche nella notte più buia della mia anima, e qui ritorna all'inferno, che in questo caso, cioè nel caso di Mandela è l'inferno perché ha perso la libertà, nel caso dello scrittore inglese Henley era l'inferno della malattia, no? E però lui dice, io sono il padrone del mio destino, cioè come se lui dice proprio della mia indomabile anima. E secondo me, questo è un altro punto che vorrei mettere su a cosa serve la poesia. Tutti noi, Maria Zambrano diceva un punto di inalterabile innocenza, però io direi anche un punto di indomabile resistenza che tutti noi abbiamo ed è quella cosa che nel momento più oscuro della nostra vita noi potremmo invocare per dire: mi può succedere tutto, però a questo punto nessuno lo può toccare. Cioè, questo punto è indomabile. Se noi sappiamo, cioè, se noi troviamo quel punto, è una frase che dice anche Amleto nel momento più duro della sua vita, no? Amleto pure è uno un po' come, in qualche modo come Dante, cioè ha vissuto tutte le disillusioni che poteva avere. Suo padre è stato ucciso da suo zio, gli è stato rubato il trono, non si fida più di nessuno, è spiato da tutti. Crede di essere stato tradito anche da Ofelia, che è la donna che ama, non crede più in niente, no? Lui dice c'è qualcosa di marcio. Però a un certo punto, quando anche l'unico che non lo tradisce è l'amico Orazio, no? Che fino all'ultimo, però anche quando tutto è così cupo, lui dice: potrei essere chiuso in un guscio di noce e sentirmi re dello spazio infinito. Cioè fa appello a quel punto che è un po' invincibile in noi e che la poesia in qualche modo richiama. Quindi questo era il primo punto che volevo mettere in evidenza, cioè la poesia come quel punto di resistenza, quindi come una struttura resistente e profonda. L'altra cosa è il fatto che la poesia, cioè l'archetipo del poeta in Occidente era la figura di Orfeo. Orfeo aveva due caratteristiche praticamente. Una è, il mito ci dice che Orfeo, quando recitava i suoi versi, cantava i suoi versi, commuoveva le belve e commuoveva gli dèi, che per i greci erano un po' delle belve anche loro, erano abbastanza crudeli. E quindi quando muore Euridice, la sua amata che viene morsa dal serpente e quindi va a finire negli inferi, lui ottiene quello che poi appunto otterranno solo Dante e Ulisse, cioè di andare, cioè il suo canto è talmente bello che Plutone gli consente di andare negli inferi per riprendersela con la condizione di non voltarsi, e ovviamente poi non riesce a non voltarsi, insomma. Però anche lui va all'inferno, no? Questo ci dice un'altra caratteristica della poesia. La poesia all'inizio della sua storia era una poesia sacra, la poesia veniva usata per invocare gli dèi, quindi la poesia è quella che attraversa i regni, sia nel senso dantesco, cioè colloquio con i morti, colloquio con gli dèi,
sia nel senso invece, questo potremmo chiamarlo un senso orizzontale, sia invece in quel senso, scusate, un senso verticale, sia nel senso orizzontale la poesia dà voce a quello che non ha voce. Quindi la poesia può dare voce alla pietra, al gatto, e ce ne sono, la Zimborska, che è questa poetessa che ha vinto il Nobel, polacca, ha scritto anche una poesia sul sonnifero, quindi si può scrivere veramente su tutto poesia, no? E quindi provo per rendere questa compartecipazione, questa profonda compenetrazione, vi leggo una poesia di Lorca che paragona il poeta a un albero, perché mi piace molto. Poi Maria l'altra volta aveva fatto proprio questa, aveva fatto proprio, aveva parlato dell'archetipo, dell'immagine dell'albero, questa forza della natura soave, che va verso l'alto ma affonda anche le radici verso, quindi anche lei attraversa la terra e il cielo, e che ha una spinta verso l'altro, contraria alla gravità, ma non violenta come potrebbe essere, non so, quella di un vulcano. E lui scrive questa poesia che vi leggo. Il poeta è un albero con frutti di tristezza e con foglie secche per piangere ciò che ama. Il poeta capisce tutto l'incomprensibile e chiama amiche cose che si odiano. Sa che i sentieri sono tutti impossibili e per questo di notte li percorre con calma. Poeta e amarezza, arpa che invece di corde ha cuore e fiamme. Poesia è l'impossibile fatto possibile. E qui vedete che ritorna sia un po' il senso della poesia, un'altra cosa molto bella, secondo me, della poesia, che la poesia non pretende di conciliare ciò che è inconciliabile. Secondo me la poesia ha anche questo pregio dell'ossimoro, del contenere le controversie, i contrari, non pretende di pacificarli. È molto bello quello che lui dice: sa che i sentieri sono tutti impossibili e per questo di notte li percorre con calma. L'idea, quindi, il poeta è quello che attraversa i mondi e quello che in qualche modo è di questo mondo, ma non è del tutto di questo mondo, sempre nell'immagine del poeta. Due brevi esempi che vi faccio, che forse pure ricordate dalla scuola, e li prendo questa volta da Baudelaire. Uno è quello dell'albatro che ci facevano studiare, questo uccello che per la sua apertura alare, finché vola, sembra magnifico, ma questa stessa ampiezza, nel momento in cui cammina a terra, sulle navi, lo rende goffo, no? Lo intralcia in qualche modo. Qualcosa che pure qui torna il tema del fatto che qualcosa che è facile sciupare, che è facile rendere ridicolo. Però l'altra immagine che ci dà Baudelaire è una poesia che lui mette nello spleen e chiama lo straniero, è questa figura che viene interrogata e le viene chiesto cosa ama, e c'è un elenco, cioè le viene chiesto, non so, credi nella famiglia, mi dice di no, la patria, non so a che latitudine si trovi, la bellezza, mi dice di no perché è immortale, l'oro, lui dice che lo odia, Dio, lui non ci crede, insomma a un certo punto l'interlocutore si arrende e gli dice: e quindi in cosa credi? E lui risponde: nelle nuvole, le meravigliose nuvole. Cioè anche qua ci dà l'esempio di qualcosa che intimamente entra nel mondo, ma in qualche modo non è di questo mondo. È un po' come Dante che fa la guerra, che va a Firenze, ma anche il Dante che va dove gli altri non andrebbero, là dove non va più un modo, dove altri non andrebbero. E
E poi un altro esempio di Rimbaud, che a un certo punto diventa proprio un trafficante di armi, lui però scriveva poesie magnifiche già a 13 anni, lui scrive questo manifesto che si chiama Lettera di un veggente, sempre anche questa cosa, come dicevo prima, il poeta non mette a posto il poeta, come dire, non c'è niente che non ritenga degno di poesia, quindi non fa una distinzione tra il bene, il male, il veleno, il profumo, tutto è degno di poesia. E quindi, anzi, accetta, come dire, di sondare tutti i gradi dell'umano. Allora, Rimbaud dice: io dico che bisogna essere veggente, farsi veggente. Il poeta si fa veggente mediante un lungo, immenso e ragionato disordine di tutti i sensi. Tutte le forme di amore, di sofferenza, di pazzia, egli cerca in se stesso, esaurisce in sé tutti i veleni, ineffabile tortura in cui ha bisogno di tutta la fede e di tutta la forza sovrumana, in cui diventa il grande infermo, il grande criminale, il grande maledetto e il sommo sapiente. Egli giunge infatti all'ignoto. Poiché, e quando anche smarrito, finisse col perdere l'intelligenza delle proprie visioni, le avrà pur viste. Che crepi nel suo vaso attraverso le cose inaudite e innominabili. Poi vi salto un pezzettino, comunque dice: il poeta è veramente un ladro di fuoco, e qui è richiamata l'immagine di Prometeo, no? Che ruba il fuoco agli dèi per darlo agli uomini. All'incarico dell'umanità, degli animali come Orfeo, dovrà far sentire, palpare, ascoltare le sue invenzioni. Se ciò che riporta da laggiù ha forma, egli dà forma. Se è informe, egli dà l'informe. Questa lingua sarà per l'anima dell'anima e per l'anima. Riassumerà tutto, profumo, suoni, colori. Quindi lui ci dà anche un altro elemento. È una lingua appunto che non scarta nulla ed è una lingua molto sensuale e molto sensoriale. È una lingua che usa i sensi, una lingua molto estetica. E allora torno in Italia a un altro poeta che tutti abbiamo studiato a scuola, che è Pascoli, e all'immagine che lui dà del poeta come eterno fanciullo. Poi mi era venuta in mente una cosa, prima mentre rileggevo questa poesia che trovo molto bella. Un paio d'anni fa, quando a Modena c'era il Festival della Poesia, era stata invitata Mariangela Gualtieri, che è questa poetessa molto brava, contemporanea, e lei aveva dedicato tutta una serata a leggere le poesie di Pascoli. Io mi ero commossa tantissimo perché queste poesie noi le studiavamo a scuola, a memoria. Adesso questa cosa, se tu la vuoi fare, ti arrestano, ma noi da piccoli ce la facevamo fare. Quindi, mentre lei recitava queste poesie che io non ricordavo di sapere, io le sapevo tutte, cioè me ne sono accorta in quel momento e questa cosa mi ha commosso tantissimo perché, cioè, imparare qualcosa quando sei un bambino e ritrovarla poi è una commozione incredibile. Quindi sono stata grata alle mie maestre che mi facevano studiare tutte queste poesie. Va bene. Comunque vi leggo questa, che è proprio una poesia molto bella sull'idea del poeta che appunto dà voce a tutto e vuole stare in tutto. E dice così: il nome. L'anima io semino, ciò che è di bianco dentro il nocciolo che in terra si perde, ma nasce il bell'albero verde. Non l'auro e bronzo voglio, ma vivere. E vita il sangue, fiume che fluttua senza altro rumore che un battito appena del cuore. Nei cuori io voglio resti un mio palpito. Senza altro vento che quel d'un brivido che trema sull'acque, quel sasso che in fondo mi giacque. Nell'aria
io voglio resti un mio gemito. Se lassiuolo geme, voglio essere tra i salci del rio, anch'io nelle tenebre, anch'io. Se le campane piangono, piangono, io nelle opache sere voglio essere accanto di quella che piange a quel pianto. Io poco voglio, pur molto, accendere io sulle tombe la lampada che raggi e conforti, la veglia dei poveri morti. Io tutto voglio, pur nulla, aggiungere un punto ai mondi della Via Lattea, nel cielo infinito dar nuova dolcezza al vagito. Voglio la mia vita lasciar pendula ad ogni stelo, sopra ogni petalo, come una rugiada che sali dal sonno e ricada nella nostra alba breve, con l'iridi di mille stelle sue nel sole unico, s'annulla e sublima, lasciando più vita di prima. Ecco, questo secondo me dà molto l'immagine proprio di, cioè della compenetrazione e dell'immedesimazione fortissima in tutto, che, e quindi sia nelle situazioni di grande gioia che di grande dolore, sia nell'immenso, la Via Lattea, sia nel minuscolo, cioè la goccia di rugiada. E arrivo a Rilke, che quando faccio queste lezioni lo tiro sempre fuori perché io lo adoro, il mio poeta preferito. E allora, Rilke è un poeta che è vissuto a cavallo, diciamo, del Novecento. È un poeta boemo che però poi ha vissuto sempre in Francia, è stato per esempio allievo, cioè ha collaborato con Rodin, è conosciuto per il carteggio con Lou Salomé, che era anche stata la musa di Freud e di Nietzsche, e poi sposa questa scultrice Clara Westhoff, che era appunto un'allieva anche di Rodin. Viene in Italia, vive a Trieste, scende a Napoli, vive in Germania, quindi era in un bellissimo carteggio anche con Pasternak e Marina Tsetaeva, la poetessa russa, quindi era un momento in cui lui poi va anche in guerra, dopo muore in Austria con questo fortissimo esaurimento così. E allora, quando lui era a Parigi e appunto lavorava con Rodin, andava a vedere le mostre. In quel periodo in Francia c'è un po' la moda dell'arte giapponese, arrivano queste 100 vedute del Monte Fuji di Hokusai, di questo pittore giapponese, e poi ci sono questa bellissima mostra di Cézanne. Rilke, che in quel momento si occupa tantissimo d'arte, scrive appunto delle lettere sia a Clara Weston che a Lou Salomé, quindi lo sappiamo da queste lettere, resta molto colpito già dalle immagini di Hokusai, perché Hokusai praticamente questo Monte Fuji appunto lo ritrae tantissime volte con in tutte le stagioni, con tutte le luci, e lui resta molto colpito dal fatto che cerca di cogliere questa struttura autentica della natura, ma infatti a un certo punto sì, lui dice, va a vedere questa mostra dove Hokusai dice: all'età di 73 anni ho capito la struttura autentica della natura, scritto da me Hokusai, il vecchio pazzo per il disegno, si firma così. E poi per molti giorni va a vedere questa sala con le opere di Cézanne, a cui dedica delle bellissime lettere. E allora lo colpiscono tantissimo le mele, che lui dice: io avevo visto anche i lavori di Van Gogh. Lui diceva: anche Van Gogh nei giorni di terrore riesce a dipingere oggetti terrorizzati. Però Cézanne lo colpisce ancora di più, lui dice: è entrato in me come una freccia fiammeggiante, come una chiaroveggenza, no? E lui dice: questi frutti non si preoccupano di essere mangiati belli,
essi, tanto essi sono diventati davvero cose, semplicemente indistruttibili nella loro ostinata presenza. E quindi prende questa idea anche allora di queste cose in cui non viene, come dire, a cui non si frappone la rappresentazione mentale, come se l'autore si escludesse per far apparire come una specie di epifania, di rivelazione la cosa. E fa il paragone con il modo incessante che ha anche Rodin di lavorare. Lui, per esempio, racconta in una lettera, dice Rodin, esce la mattina, trova un fungo e dice tutto contento, dice guarda la natura cosa ha fatto in una notte. Quindi il suo ideale è questo, di, questo lavorare continuo come fa la natura, che a volte non traspare, che è un lavorare quasi un po' sotterraneo, segreto, ma che poi produce qualcosa al di là di te, no? Quasi, dove tu ti sei quasi escluso perché quella cosa nasca quasi senza, come dire, il tuo filtro e senza la tua, anche il tuo volerti un po' imporre, il tuo sovrapporti, no? Quindi così. Allora lui dice una cosa molto bella, che dice Rilke sempre, dice che lui era molto commosso quando viene a sapere che Cézanne, anche quando era vecchio, si portava in tasca una poesia di Baudelaire. E questa poesia che si portava in tasca era una poesia che si intitola La Carogna. Ed è una poesia dove Baudelaire si immagina una bellissima, radiosa giornata di primavera, quindi con tutto il fulgore delle fioriture, del cielo azzurro, ci sono questi due innamorati che passeggiano in questo scenario quasi paradisiaco, però ai bordi di questo bellissimo quadro c'è un'immagine di decomposizione, che è appunto la carogna. E in qualche modo Rilke dice appunto, cioè che il poeta è quello che non si sottrae, dicevamo prima, nemmeno a una delle cose che sono per noi più difficili da contemplare, no? E lui dice, non puoi pensare quanto mi commuova leggere che Cézanne sapeva ancora a memoria la poesia di Baudelaire e anche negli ultimi anni la recitava parola per parola. Certo, si potrebbero trovare tra i suoi primi lavori alcuni in cui egli si superò potentemente verso l'estrema possibilità dell'amore. Dietro questa dedizione inizia, con ciò che è minuscolo dapprima, la santità, la semplice vita dell'amore che ha saputo persistere. Questa estrema possibilità dell'amore era quell'idea di non distogliere gli occhi. Anche D'Annunzio, in un suo frammento, dirà: i rifiuti della vita, i frammenti degli utensili, le scorie, in ogni cosa è posta una volontà di rivelazione, nulla è indifferente. Quindi il poeta, come dire, non si sottrae a nulla, e questo tema di questo lavorio quasi, che quasi un po' finisce, come dire, quasi per squartarsi, non so come dire, cioè Giordano Bruno usa proprio questa metafora per dire, quando parla degli eroici furori, cioè la ricerca che quasi si esplode, tanto che è appassionata, no? Dedica, perché poi Rilke si era molto appassionato anche lui alla poesia cinese e giapponese, una poesia a una ricamatrice che ha questo modo di lavorare che gli ricorda Rodin, e dice: è inumano che in questo merletto, piccola fitta striscia traforata, due occhi si mutarono, vuoi tu riaverli? O cieca al fine, da tanto scomparsa, la tua beatitudine è dunque in questa cosa, in cui il tuo forte tatto assottigliato, come tra tronco e scorza penetrò, attraverso una crepa, una lacuna del destino, hai sottratto al tuo tempo la tua anima. Ora essa vive in questo oggetto limpido e la tua utilità mi fa sorridere. Secondo me anche qua Rilke in poche righe dice delle cose incredibili.
Cioè, questo lavoro, ecco, lei diventa quasi cieca e è così minuscolo, minimo, come tra tronco e scorza, cioè lei è entrata là dove quasi niente potrebbe entrare, ma questo sforzo ha sottratto al tempo l'anima. Questa è la nostra, si potrebbe dire che è l'impresa titanica che noi siamo chiamati a fare vivendo per non morire. Prima di morire, si potrebbe dire, citando anche qua un poeta che è Yevtushenko. Quando Rilke arriva a Duino, che appunto viene ospitato da un'amica, un po' prima che poi scoppi la guerra e un po' prima anche poi che cominci un po' la sua malattia, lui scrive una delle sue opere più belle, che sono le Elegie duinesi. E queste Elegie duinesi partono dalla domanda, è un dialogo davanti agli angeli, è un po' come se avete visto il cielo sopra Berlino vi può aiutare, cioè lì la domanda che si fa è, ma noi esseri umani che siamo quelli più caduchi, più incerti, davanti a un angelo, e lui lo dice all'inizio, dice due cose che a me hanno sempre molto affascinato, cioè una dice, se gli angeli si accorgessero di noi e magari ci volessero quasi abbracciare, noi ne saremmo distrutti, perché la bellezza è l'emergenza del tremendo e per noi sarebbe insopportabile. E poi dice un'altra cosa, lui dice che gli animali sagaci già notano che poco sicuri noi siamo di casa nel significato del mondo. Noi non sappiamo dove siamo. Lo sanno pure gli animali, dice Rilke. Quindi, essendo così caduti, essendo che così fragili, agli angeli noi che cosa gli potremmo dire? Cioè che, e lui però una risposta la dà poi nella nona elegia, e vi leggo direttamente la sua risposta, perché anche questa strappa il cuore dal petto, secondo me. Lui dice così. Ci dice a cosa serviamo praticamente. Forse noi siamo qui per dire casa, ponte, fontana, porta, brocca, albero, al più colonna, torre, ma per dire, capisci? O per dire le cose così come nemmeno esse sapevano intimamente di essere. Qui è il tempo del discibile, qui la sua patria. Parla e confessa. Sempre più vengono meno le cose, quelle da viversi, perché ciò che le butta per sostituirle è un fare alla cieca, un fare sotto croste che docilmente saltano appena che l'interno lavorio da fuori e si pone altri limiti. È molto essere qui. E perché questo luogo sembra avere bisogno di noi, questo luogo che svanisce, che ci riguarda, di noi, che svaniamo più di tutto. Ogni cosa una volta soltanto, una volta e mai più. E anche noi una volta. Mai di nuovo, ma questo essere stati una volta, pur solo una volta, essere stati terreni, appare inappellabile. Quindi lui ci dice che il nostro essere terreni ha qualcosa di eterno, e anche questa mi sembra una forma di salvezza, e che noi possiamo dire le cose come non sapevano di essere. E da cosa ci salva la poesia? E finisco con un'immagine che un po' penso pure questa, un po' nota a tutti, un po' spero cara a tutti, che è quella di Leopardi, che a 17 anni scrive una poesia perfetta come l'infinito e che prima di morire scrive La Ginestra. E lui praticamente, appunto, già una serie di problemi fisici che sono diventati drammatici, e il suo amico Ranieri lo ospita a Portici, nella villa,
Se avete visto il film di Martone, lui se la immagina questa terrazza davanti al Vesuvio, è una zona molto bella quella, anche se l'abuso edilizio ha fatto i suoi danni. E Leopardi cioè, si immagina un'eruzione, ma poi sembra quasi anche una descrizione quasi di una catastrofe nucleare, ma ovviamente sta parlando anche della sua morte. Ed è molto bello perché un po' lui dice alla ginestra, questo puntino giallo che cresce sui deserti e che al ciel manda un profumo che il deserto consola, perché in quel punto il deserto non è deserto. Un po' lui dice alla ginestra, anche tu presto soccomberai, no? Anche tu morirai a queste. Alla crudel possanza dello sterminato Urbaseo. E poi ci dice la postura che noi potremmo tenere per morire, che in memoria di Adriano, la Margherita Orsenà diceva: cerchiamo di entrare nella morte ad occhi aperti, e Platone diceva: cerchiamo di essere degni di morte. Invece Leopardi ci dice così, come dobbiamo morire. E tu, lenta ginestra, che di selve odorate queste campagne di spogliate adorni, anche tu presto soccomberai alla crudel possanza e piegherai sotto il fascio mortale non renitente il tuo capo innocente. Ma non piegato, insieme all'orrendarno, codardamente supplicando innanzi al futuro oppressore, ma non eretto con forsennato orgoglio in ver le stelle. Quindi è una postura che non è né servile, né codarda e né superba. È una testa che guarda, viene da dire che guarda davanti a sé. Quindi sì, potremmo dire che la poesia ci salva anche da questo deserto. E che la poesia ci salva anche dall'impoetico. Vi leggo cosa dice anche qui Pascoli, sempre sul tema della poesia del fanciullo, e ci dice: così la poesia, non ad altro intonata che a poesia, è quella che migliora e rigenera l'umanità, escludendone non di proposito il male, ma naturalmente l'impoetico. Ora si trova mano a mano che impoetico è ciò che la morale riconosce cattivo e ciò che l'estetica proclama brutto. Ma di ciò che è cattivo e brutto non giudica nel nostro caso il barbato filosofo. È il fanciullo interiore che ne ha schifo. Così, caro fanciullo, hanno gran torto coloro che attribuiscono, per ciò che tu non vedi se non il buono, qualche merito di bontà a colui che ti ospita, il quale può essere anche un masnadiero e aver dentro di sé un fanciullo che gli canti la casa dove non sa più riposare e la chiesa dove non sa più pregare. Io mi fermo così vi lascio un po' di spazio. Robby, spero di non aver rubato No, è nulla. stato bellissimo, Tiziana. Sì. Io intanto dico due cose, ma solo per darti il tempo per regalarci un'ultima tua poesia che ti ho chiesto di mettere anche alla fine. E quindi, ma io più che per ringraziare questo tempo non so utilizzarlo. Ecco, di certo quello che ci hai fatto vedere sono tanti ed essenziali ambiti della poesia. Ci hai fatto vedere che la poesia non è solo resistenza, non è solo discesa agli inferi, ma è proprio anche cantare l'estraneità, la fragilità. Per me c'è solo da ringraziare a questo punto. Cioè, tutti questi ambiti della poesia io non li avevo mai focalizzati così bene. In particolare mi ha colpito molto Rilke, ovviamente, che come sai amo tanto anch'io. Questo dar nomi e forme al tessere del mondo e intrecciare mondi, intrecciare identità,
far emergere il magico, l'essenziale, il sacro, insomma, questo è straordinario. E poi devo dire sì, cosa serve la poesia? La poesia ci salva, sono d'accordo. Per dirla in Cosa che serve breve. più di tutto? Per dirla in breve così. Arriva Rocco, impetuoso, oltre i pontili. Arriva sempre, si ferma, riprende. Nel suo rumore mi perdo. E come la scena s'accende di questo vento, di queste ali messaggere, tutto respira e parla. Volano i gabbiani o si arrestano, guardinghi come sentinelle, dove s'attenua il suo respiro. Una conchiglia ripete il suo richiamo e per un poco lo contiene. Io ferma penso al suo infinito gridare e al mio tornarci. Lo chiamo maestà perché ubriaco e perché finisce. Impercettibilmente il cielo si fa scuro, la luce è più struggente, più silenziosa la resa delle onde. È una sera di giugno, una sera calma e chiara. Anche il mio cuore è una conchiglia troppo piccola per tutta questa bellezza.